ha molte consegne. Questa è la... Io ringrazio il Presidente De Luca, che è sempre vicino a quella nostra comunità. Come ringrazio il Presidente del Consiglio, onorevole Gennaro Lugli, i sindaci che sono intervenuti, da Pontise e di Macerata della Parte, tutti i miei consiglieri, quelli di questa amministrazione. Ringrazio tutti i bambini che prima hanno dato sfogo alla mia attività canora, di accogliere. Questa è la nostra struttura, è una struttura avanguardia. È stata premiata in Regione Campania per la prima volta. Grazie al progettista Enzo Larucci, all'ufficio tecnico, ingegnere Galantonici, a tutti gli architetti che hanno presentato. Grazie anche alle imprese che hanno fatto questa cosa. E innanzitutto grazie anche al vice sindaco e assessore dei pubblici, Giovanna Giudice Francesco. La giornata, noi inauguriamo tante opere, tante infrastrutture, questa è una di quelle opere che fanno piacere, riempiono il cuore di gioia. Innanzitutto i complimenti all'amministrazione, all'impresa, ai progettisti. Ho visto che mi hanno fatto vedere con orgoglio la costruzione, molto legno, abbiamo tre aree per i bambini più piccoli, per i semidivezzi, per i divezzi, ogni area è dotata di servizi, di un affaccio esterno, c'è un giardino, come avete visto, gli orti didattici, veramente è uno degli asili più belli che abbiamo realizzato nel giorno. Quindi dei nidi più belli. Vabbè, questa è un'iniziativa sicuramente importante, ma non solo per Porto, che io credo anche per il territorio circostante, perché qua significa dare una mano alle famiglie di questi tempi, dare un sollievo alle donne che lavorano e possono utilizzare questo servizio pubblico, credo che sia una cosa estremamente importante. Un plauso all'amministrazione di Portico, un plauso all'ufficio tecnico di Portico, a tutti quelli che hanno collaborato, e insieme a questo anche agli uffici della Regione, che sono stati celeri nel rispondere a queste esigenze.